Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al nostro consueto appuntamento con le lame. Come avete appena visto, i coltelli che tratteremo oggi sono coltelli da lancio lunghi, coltelli di tipo Bowie, questi qui. Vengono utilizzati per lanci un po' più precisi, questi sono coltelli professionali, e soprattutto da distanze più lunghe. Allora, quel che c'è da dire subito è, come potete vedere, sono coltelli full tang, vale a dire che lama e manico sono un pezzo unico, e soprattutto questi non hanno il manico in maniera tale che lo si possa personalizzare come si vuole. Però nel caso del lancio non c'è bisogno effettivamente del manico, anzi il fatto che ne sia privo agevola di molto il lancio e l'equilibrio. Questi Bowie sono particolarmente belli, sono anche muniti di una guardia in metallo ottonata. Premetto che il coltello è in acciaio inox, lo potete trovare qui sotto in descrizione, e prima di cominciare vorrei come sempre ricordarvi che questi oramai non sono più giocattoli come nei video precedenti, ma sono vere e proprie armi che fanno male, quindi nel caso doveste decidere di utilizzarli fatelo con la massima cura e rispetto, perché con questi ragazzi ci si fa male. Andiamo a vedere il video. Come sempre ragazzi partiamo con le cose semplici, cioè il lancio alla distanza utile più corta. E vi evito ovviamente di farvi il primo lancio, quello lì praticamente da vicinissimo, da manico, e partiamo dal primo lancio che si può effettuare con da lama. Allora, quel che c'è da dire è che praticamente per questo tipo di coltelli si può vedere che a un certo punto della lama c'è una curvatura e si può sfruttare quest'ultima per come appoggio delle quattro dita. Come sempre vanno appoggiate tutte e quattro le dita, quasi praticamente lasciando un centimetro verso la punta, e impugnarla con il pollice che preme dall'altro lato della lama, in questa maniera. Fate attenzione nel momento in cui lanciate a non farvi scivolare troppo la lama sulla mano, perché ovviamente facendola scivolare, zac, vi farete dei bei tagli. Quindi massima attenzione, e soprattutto quando dovete lanciare sempre quattro dita, magari l'indice tenetelo un pochino più rialzato perché vi deve dare anche un po' di equilibrio e serve anche un pochino per puntare, il pollice piantato ben stretto, e quando mollate lasciate tutto quanto nello stesso momento, perché appunto movimenti non omogenei fatti di scatto e che non lasciano la lama direttamente possono tagliarvi e ferirvi gravemente la mano. Quindi cominciamo dal lancio più corto, così. Questo era un tiro da 2,5 metri, come potete vedere posso correggere il tiro come vi spiegai la scorsa volta. Se il coltello si trova in questa maniera con il manico verso il basso, vuol dire che dovremo leggermente allontanarci. Questa volta i lanci erano perfetti. Aumentiamo un po' le distanze, più di preciso a quasi 5 metri, e vi ricordo che per la distanza successiva si lancia da manico, perché ovviamente i giri che dovrà compiere il coltello saranno diversi. Non ci sono particolari precauzioni con il lancio da manico, se non che questa volta potete mettere le dita praticamente intorno al manico, perché questa volta non potrete tagliarvi come da lama, e prendetela come sempre con il pollice piantato sul lato opposto di dove si trovano le vostre dita. Non dovrebbe essere molto difficile questo lancio, però dovete essere più precisi perché ovviamente sono 5 metri. Andiamo a provare. Ottimo! Dopo questo lancio direi di correggere un pochino il tiro. Non è tanto una questione a questa distanza, ma a quelle successive. Perché infatti quando arriveremo a trovarci a distanze più considerevoli dovremo un pochino compensare il tiro, quindi adesso rispetto al tiro che ho fatto di prima, che sono andato diretto, proverò a puntare leggermente più in alto in maniera tale da fare una palombella, come vogliamo dire, o comunque cercare di compensare il tiro. Bene, adesso le cose iniziano a farsi serie, perché ci troviamo a poco più di 7 metri di distanza dal nostro bersaglio. Da questo punto in poi, praticamente in tutti i tiri dovremo compensare, a meno che non abbiamo una forza nelle braccia tale da poter tirare diretto. Un minimo compenserò, sebbene tirerò abbastanza forte. Come sempre da qui bisogna prendere da lama.
Mi raccomando ragazzi adesso, perché se dovete imprimere tanta forza è tanto il rischio di poter far scivolare il coltello sul vostro palmo, quindi a questa forza non è una cosa molto piacevole, quindi fate attenzione e compensate un pochino, puntate più o meno mezzo metro più in alto di dove vi prefiggete di tirare la lama. Procediamo. Ah, un ultimo avviso prima di cominciare, questa volta potrete piegarvi anche un po' di più rispetto al solito, perché ovviamente dovrete dare tutta la forza della spalla per dare la forza necessaria, non solo per far arrivare la lama, ma anche per conficcarla, perché a questo punto la forza richiesta è superiore del solito. Andiamo. Devo allontanarmi leggermente. Bene ragazzi, siamo giunti quasi a quel che si può definire il momento della verità. Questi sono circa 12 metri e dovremo effettuare un lancio da manico, perché oltre ragazzi sinceramente ho paura di farmi male. Da qui tireremo sempre col manico, con la solita tecnica, negli altri video vi spiegherò tecniche differenti, e qui non è soltanto una questione di distanze, ma anche una questione di bilanciamento della forza, perché qui forze leggermente diverse impresse sul coltello possono dare quelle piccole variazioni della rotazione che saranno sufficienti a farci sbagliare il lancio. Quindi, una volta che individuiamo non solo la distanza, ma anche la forza da imprimere al coltello, dobbiamo cercare di mantenerla costante, così come il punto in cui staccheremo la mano dal manico. Andiamo a vedere cosa succede. Però, di regola, ragazzi, una volta che avete trovato queste costanti, diciamo così, il lancio dovrebbe risultare semplice ogni volta. Andiamo a vedere. Concludiamo qui questo nostro appuntamento con le lame, anche perché sta cominciando a piovere, e mi raccomando, se volete intraprendere questa disciplina del lancio dei coltelli, fate molta attenzione e fatelo con responsabilità. Se non ve la sentite, me la sento di segnalarvi, non mi ricordo in quale zona si trova, la Silca, ve la metto qui sotto in descrizione, che è appunto l'associazione sportiva per il lancio di coltelli ed asce. Con questo è tutto prima che scenda il diluvio e ci rivediamo al prossimo video.